è sempre bello ritornare bambini insieme a loro. Signor Ministro, questo è un periodo importante per il Paese, si attendono tanti posti di lavoro per tanti giovani. Nella cultura si può creare il posto di lavoro? Dobbiamo ripartire dalla cultura per far crescere il Paese. Sono convinto che alcune azioni di forte promozione, di iniziative che devono valorizzare la cultura e alcune urgenze di risposta al Paese. Ieri davanti alle commissioni di Camera e Senato ho provato a delineare queste linee che in qualche misura devono dare un programma di investimenti certi nella cultura. Mi sembra che il Presidente del Consiglio sin dal primo giorno ha dato una risposta positiva, dobbiamo fare tutti gli sforzi per mettere al centro della nostra attenzione la cultura, la crescita e il lavoro. Molto interessante. I bimbi hanno bisogno di questi tempi ricreativi e nello stesso tempo educativi, perché la manualità ce l'hanno non tutti, bambini abituati a scuola, ma vedere serve ad apprendere meglio, perché si dice ciò che faccio lo imparo meglio, no? Lei chi ha portato qui oggi? La nipotina Giulia, eccola lì, ma c'è anche la sua mamma. Stiamo avvicinando sempre di più i bambini alla lettura, alla loro lettura, proprio al loro mondo. E qui a Palazzo Celestini l'opportunità per i nostri bambini, per i nostri piccoli ospiti, è proprio quella, come potete osservare in questo stand così centrale della libreria Liberrima, di avvicinarli alla lettura semplice, quella gradevole, quella appunto delle fiabe della loro età che così molto romanticamente, nostalgicamente noi ricordiamo, ci raccontavano i nostri genitori nel letto prima di andare a nanna. Questo è il primo anno, la prima edizione di questa festa per il libro per ragazzi. È all'interno del progetto ministeriale In Vitro, che è questo progetto del Centro per il Libro e la Lettura, che vuole avvicinare, vuole sollecitare il lettore debole e vuole iniziare quelli che non hanno cominciato neanche a leggere, sin dalla pancia della madre, perché così scientificamente si ritiene. E questa è un'iniziativa che insieme attraverso la provincia si è realizzata, ma ha in sé anche l'idea di costruire di mettere in rete dei luoghi della cultura che sono le librerie, che sono le biblioteche. Apriamo con questo festival una strada bella, frizzante, giocosa per i bambini, che porta a farli scoprire un mondo fantastico che è quello della lettura, quindi a cominciare un viaggio della loro vita che li consentirà di conoscere, di sapere, di viaggiare nel vero senso della parola con un libro in mano e senza muoversi.